Uno spettacolo che padre Pujana sicuramente ha potuto vedere e benedire dall'alto. Un intervento che lo stesso rettore aveva pianificato, così come i tanti altri eseguiti alla Basilica del Santo. Ecco il monumento funerario di Mario Zabarella, uomo di spicco dell'aristocrazia padovana che nel 400 riformò gli statuti della città. Un sarcofago di pregiato marmo rosso con due scudi con banda a 7 stelle, sopra il dipinto della Madonna con bambino di Achille Casanova. Si trova proprio accanto alla Madonna delle Messe, restaurata soltanto lo scorso giugno. Il prossimo intervento toccherà all'orologio astronomico. L'intervento, durato 1 mese, è stato realizzato grazie alla generosità di un benefattore. Un momento particolarmente sentito perché è l'ultimo atto della veneranda arca nella sua attuale composizione, perché a brevissimo andrà in scadenza di mandato. Il sogno è quello che venga chiaramente riaperto l'ex museo a finalità pastorali e museali e naturalmente una sala congressuale e poi naturalmente a questo grande rapporto tra la Basilica e la città rappresentata a mio parere plasticamente dal Giugno Antoniano. Intanto sono arrivati i 3 nomi tra i quali verrà scelto il successore di padre Enzo Pujana. Il santo è in attesa del suo nuovo rettore. Una volta che ci sarà il nuovo rettore, ecco, e tutto riprenderà come prima, ma anche se in maniera diversa, perché poi ogni rettore è diverso da un altro ed è giusto che sia così, perché ogni persona è unica e irripetibile, quindi dobbiamo essere riconoscenti per quello che ha fatto padre Enzo e stiamo in attesa di quello che farà il suo successore.